Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Una fiaccolata per dire no alla violenza sulle donne e ricordare Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi, le due vittime del delitto di via Benedetto Varchi. L'iniziativa si svolgerà domani, mercoledì alle 21, con il ritrovo in piazzetta delle Logge del Grano. Il corteo proseguirà poi verso Porta San Laurentino. L'evento è promosso dall'associazione Pronto Donna e dal quartiere di Porta del Foro. Il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha emesso 9 DASPO a carico di altrettanti ragazzi dell'Alto Tevere per una rissa in discoteca. Hanno tra i 22 e i 26 anni, 4 di loro sono cittadini italiani e 5 di origine straniera. Un anno fa, in una discoteca di Città di Castello, avevano picchiato in modo violento un ragazzo durante il concerto di un noto rapper. In base al provvedimento del questore, per 2 anni non potranno più entrare in quel locale e neanche nel parcheggio esterno o nelle immediate vicinanze. Appuntamento oggi nello stabilimento Gran Terre di Reggello, dove Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per crisi aziendali e lavoro, ha convocato il tavolo in plenaria con istituzioni, sindacati, RSU e azienda. Sarà esaminata la situazione di Gran Terre, già salumificio Bechelli, ex grandi salumifici italiani, che trasferisce in Emilia-Romagna una produzione storica dello stabilimento reggellese, quella della mortadella. Una decisione che ha provocato mobilitazione e preoccupazione di fronte all'ipotesi di un ridimensionamento del sito produttivo che oggi conta 205 tra addetti diretti e indiretti. Queste erano le nostre breaking news.